Diamo il benvenuto a Luigi Di Maio, il candidato premier dei 5 Stelle. Buonasera, benvenuto sempre. Buonasera. Sempre ben disposti qua. Verso Luigi Di Maio, senta, qual è il peso della vicenda banca? Io penso una cosa, le responsabilità politiche sono ben note, sono in capo al Partito Democratico, sono in capo a quelli che l'hanno gestita. Il mio problema adesso è fare in modo che quello che è avvenuto sulle banche non avvenga più. Dobbiamo prima di tutto risarcire i risparmiatori di quello che gli è stato tolto. Io ricordo che il governo Renzi in una serata di domenica fa un decreto e azzera i risparmi dei risparmiatori delle banche, tra cui Banca Etruria, la banca del papà di Laboschi. Dobbiamo preoccuparci di rieleggere in maniera imparziale o quantomeno condivisa il governatore della Banca d'Italia. Quindi per noi deve essere nominato e individuato dai 2/3 del Parlamento e non più da dinamiche di governo. E poi ci dobbiamo preoccupare di un'altra cosa, come fare in modo che le banche non prendano più in giro i cittadini, e su questo dobbiamo sganciare la politica dalle banche. Oggi la terza banca al mondo online si chiama WeDiba ed è italiana, ha solo 400 dipendenti, non ha più filiali, ti metti un visore e vai nella filiale. Stanno cambiando le banche, questo ci permetterà anche con le nuove tecnologie di sganciarle dalle banche partito. Primo, non è che hanno azzerato i risparmi, quella era una banca che è fallita. Diciamo, ora si possono avere tante idee, però le banche sono imprese. Il punto è che quando falliscono cosa fate e come impedite che falliscano, fermo restando che quelle sono imprese, c'è un management che deve pagare, ora parleremo del padre Laboschi, se è coinvolto, in che misura no. Però un problema è il sistema e su quello probabilmente un candidato premier si deve spendere. Un altro è il fallimento della singola impresa. Cioè, là, alla fine, tu in qualche modo devi intervenire. Guardi, l'intervento su quelle banche è stato un intervento a favore di coloro che governavano le banche e contro i risparmiatori. Quando poi bisognava individuare le responsabilità, abbiamo visto che cosa è successo. Abbiamo visto, governo, ma da Banca Italia. Mi lasci dire una cosa. Per me oggi una riforma importante per le banche, per evitare che avvenga quello che è già successo, è per esempio dividere le banche di investimento dalle banche di speculazione. Quando un cittadino mette i soldi nelle banche deve sapere se quella banca darà i suoi soldi alle imprese, all'economia reale, alle famiglie, o se li andrà a giocare in borsa. Per me le responsabilità, che sono enormi, in capo a quella gente, Boschi, Renzi, quelle responsabilità le accerterà, spero, la commissione d'inchiesta e la magistratura. Ma però, detto questo, la preoccupazione nostra, mi permetta di dire, in questa divisione che fa, le banche fallite sarebbero state quelle che prestavano i soldi, non che giocavano in borsa. No, perché noi lo sappiamo benissimo che nei CDA c'era gente che prestava soldi degli italiani senza coperture. Quindi non che giocasse in borsa. No, è ma diverso. In quel caso, cioè, in quel caso abbiamo avuto tante banche che hanno fatto operazioni di speculazione. Per fortuna, da questo punto di vista, Banca Etruria le ha prestate a persone che non l'hanno restituito. Certo, il problema là è che erano amici degli amici. Ah, cosa allora, che se lei mi dice qual è il punto lì? Che qual la politica bisogna cambiare il paradigma di approccio non solo sulle banche, ma anche sulle partecipate di Stato, sugli enti che danno servizi ai cittadini. La politica la deve smettere di mettere le mani e di nominare direttamente o di influenzare i consigli di amministrazione, sia delle partecipate che delle banche. Ma perché lì non vuole è che c'era una persona qualsiasi, c'era il padre di uno dei ministri. Ora, quello che dobbiamo fare noi, oggi, ed è la preoccupazione numero uno che deve avere una forza politica come la nostra che vuole andare al governo, è impedire che avvenga di nuovo. Ma lei non le vuole nazionalizzare le banche? Se ci mettiamo i soldi degli italiani, allora le banche diventano degli italiani. Non posso dare 20 miliardi delle tasse degli italiani alle banche e poi le lascio in mano a quelli che le hanno ridotte così. Perché io con quella banca ci faccio prestiti, per esempio, alle famiglie che fanno figli e che oggi in Italia non sono assolutamente tutelate. Con la banca che acquisisco, avendoci messo i soldi degli italiani, faccio prestiti ai commercianti che non hanno più fidi e non riescono più a gestire le proprie imprese. Però mi perdoni, una banca nazionalizzata, presumo che venga guidata
da una persona indicata dal partito politico di maggioranza. Ma non è vero, questa è la... Allora, io lo comprendo, quando noi diciamo... Cioè, chi fa i colloqui di selezione quando se noi diciamo, il proprietario quando è lo noi Stato. Diciamo, se mettiamo i soldi degli italiani in una banca, la banca va, diventa degli italiani, subito immaginiamo i meccanismi da Cassa del Mezzogiorno, oppure da gestione. Ma in tutta Europa ormai ci sono i metodi per individuare board indipendenti delle banche, in modo tale che quelle banche lavorino per l'economia e per la mission che gli hai dato. Io sono stato in Francia, esiste la BP France, che è la banca pubblica francese. Lei se va per strada trova gli sportelli della banca dello Stato che fa concorrenza alle banche private. Quella banca ha un board indipendente che viene nominato per curriculum e per capacità da chi? Da un governo che in alcuni casi fa dei piani che vanno oltre il governo. Quando nomina vanno oltre il governo le nomine di quel board. Quel board è un board preso tra i migliori del paese. Però che hanno competenze. E soprattutto sono i criteri con cui vengono nominati i dirigenti della RAI, ma non è quelli che sta dicendo lei. Lei c'è stato alla RAI. Sappiamo benissimo che la RAI funziona così. Si nominano nel CDA le persone vicino al partito per cacciare dalla RAI quelli che parlano male del partito di governo. Chi garantisce che in questo schema che delinea lei sulle banche non si usino poi gli stessi metodi, anche perché lei prima diceva una banca pubblica che dia i soldi alle famiglie con figli. Beh, quelli poi non le restituiscono, quello è diverso dal lavoro di una banca, oppure che li dia ai commercianti. Quali commercianti? Quelli vicini ai 5 Stelle o quelli che garantiscono un profitto? No, ma quali vicini ai 5 Stelle? Ci sono banche pubbliche in tutta Europa, queste banche pubbliche hanno una precisa politica, aiutare le persone più deboli, aiutare gli anziani, aiutare le famiglie. Quando presti soldi a persone che hanno una famiglia, che sono responsabili, è molto più complicato che non ritornino indietro quei soldi. I grandi buchi delle banche italiane vengono dai grandi prestiti elargiti a grandi imprenditori che poi quando dovevano riportare i soldi indietro non lo hanno fatto, ma invece i commercianti, invece gli imprenditori, solo se falliti hanno avuto delle difficoltà a restituire, sono sempre stati molto diligenti nel restituire i prestiti che abbiamo avuto. Il problema non sono i microprestiti. Ma quale sarebbe il criterio del microprestito? Non ho capito. Il criterio con cui una banca nazionalizzata da voi, con un board deciso, con delle procedure che voi decidete e delle persone che rispondono quindi ai requisiti che voi individuate, quali sono i criteri con cui prestereste i soldi? Economia reale significa che se una banca ha in pancia una dotazione di soldi che vengono dagli italiani, deve privilegiare le fasce più deboli. Questo è un paese che se continua così in questo momento, continuerà ad aumentare le disparità sociali. Ora arriviamo all'economia. Dobbiamo cominciare ad aiutare le parti più deboli della società. Senta, abbiamo fatto un quadro su quello che voi vorreste fare sul sistema delle banche, no, per evitare quello, diciamo, per rispondere all'accusa che le fa il PD di sfruttare il momento di difficoltà legata alla Banca Etruria per fare una campagna contro la Boschi e contro Renzi. Qual è secondo voi il discrimine tra campagna politica e ricerca delle responsabilità? Che ha fatto la Boschi? Guardi, a me non interessa più parlare di quella gente. E, avendo fatto così in questi anni, le persone l'unica cosa che hanno fatto è che si sono allontanate dalla politica. Io voglio parlare di soluzioni. Oggi il risparmiatore che ha perso tutto dalle banche deve sapere che con un governo del Movimento 5 Stelle toglieremo i soldi dalle cose che non servono nel bilancio dello Stato e riavranno i risparmi che hanno perso, perché meritano di riaverli. Chi ha a che fare con le banche deve sapere che ci sarà un organo di vigilanza imparziale che non farà più in modo che il direttore o il dipendente di una banca ti frodi quando tu stai investendo i soldi della pensione o di tutta la tua famiglia in un prodotto finanziario. Questo è quello di cui ci dobbiamo occupare. Perché voi volete rinominare anche il governatore di Banca Italia, no? Beh, credo che sia certo, arrivato... Fate il governatore di Banca Italia, la guida delle singole banche, decidete con dei criteri, è un partito nella nostra, politico forte. Nella nostra riforma della nomina del governatore di Banca Italia c'è l'individuazione. Questo significa trovare una persona di ampio respiro dell'arco istituzionale rispetto ad una persona che dipenda solo dal governo. È un punto di partenza. Nella nomina del consiglio d'amministrazione
della RAI, per esempio, noi individuiamo una persona, le persone prendendo dai migliori curriculum e ricorrendo al sorteggio. I migliori secondo voi, diciamo. No, con dei criteri di competenza. I migliori. Senta, la Boschi. La Boschi dice che lei sfugge al confronto. Tra l'altro noi abbiamo fatto fare tempo fa due palchi, uno per lei e uno per Renzi, ce li abbiamo ancora in falegnameria, se anzi se ci può restituire il dovuto. Quanto vi devo? No, no, alla fine poco, ci accordiamo. Però adesso con Renzi si confronterebbe, no? È il candidato premier del PD. Guardi, io mi confronterò con tutti i candidati alla presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre forze politiche. Cerchiamo di capire chi sono, perché sulla destra c'è uno che non è eleggibile. Sulla sinistra aspettiamo tutti i candidati premier della sinistra e poi facciamo un unico confronto. Eugenio Scalfari dice che la scelta che lui farebbe tra lei e Berlusconi è Berlusconi, perché dice alla fine il succo è, prima di tutto già c'è stato e non ha, diciamo, non ha lasciato danni maggiori di altri, dice, se si leva il primo Prodi che era stato bravo, alla fine anche lui ha fatto quel poco. Gli altri sono il salto nel vuoto e poi dice come faccio a scegliere Di Maio se lui stesso dice che non si alleerebbe con nessuno, quindi praticamente è un'ipotesi che non esiste perché alla fine delle elezioni tutti avranno più o meno quel potere in Parlamento simile, quindi lui è fuori di per sé. Allora, mi permette di dirle prima di tutto che la domanda che ha fatto Scalfari è stata geniale, quindi complimenti perché con quella domanda ha avuto l'opportunità di far conoscere agli italiani la verità e le spiego perché. Perché tutti si sono meravigliati della risposta che le ha dato Berlusconi. Io le voglio mostrare che le ha dato Scalfari, mi scusi, su Berlusconi. In Italia l'1% della popolazione, l'1%, possiede il 25% della ricchezza nazionale. Questo è un dato Oxfam. Questo 1% non sono i ricchi, perché non c'è niente di male a essere ricchi. Stiamo parlando di un'elite privilegiata che si difende e si protegge. Scalfari sta con quella elite e la notizia poteva essere che votava per Luigi Di Maio, ma che stia con l'elite dell'1% che in questo paese ha ammazzato la meritocrazia, ha distrutto l'ascensore sociale e l'ha fermata e soprattutto ha aumentato le disuguaglianze, non mi meraviglia. Io voglio un governo di questo paese. Però lui si è opposto in passato, sì, a Silvio Berlusconi. Ha smascherato la messa in scena, Floris, perché? Con quella domanda. Perché in questo momento noi abbiamo questo paese con un governo, con i governi degli ultimi 20 anni, che governano per quell'1% di elite privilegiata. Io voglio un governo che cominci a governare per l'altro 99% dei cittadini, ceto medio, ricchi, poveri, che hanno bisogno finalmente di mettere al centro i loro problemi. Le voglio Berlusconi dire una cosa. Davanti a questa, intervista. Le voglio dire una Berlusconi cosa. Berlusconi cosa dice? Mi permette di dire una cosa. Prego. Che cosa significa governare per il 99%? Secondo Berlusconi direbbe, ecco, vedi che sono i comunisti questi, sono arrivati. Beh, il 99% mi sembra la stragrande maggioranza del paese, forse lui sta in quell'1%. Il 99% di questo paese ha un problema prima di tutti quanti gli altri, che entro il 2050, se continuiamo così, diventeremo il terzo paese più anziano del mondo, perché qui non si fanno politiche per la famiglia. Oggi le ho portato 4 punti di quello che fa la Francia, che è il secondo paese in Europa per nascite, noi siamo l'ultimo, eppure abbiamo un grande desiderio di fare figli. Che cosa succede ad una famiglia che fa figli? Un'assicurazione per gli esami obbligatori per la gravidanza alla donna, cioè una polizza assicurativa che risarcisce, queste sono le misure francesi che lei può vedere lì, assicurazione, esami obbligatori, gravidanza, 100% spese sanitarie dal sesto mese, un assegno per i bambini fino al terzo anno di età, ogni mese. Rimborso parziale per babysitter e asilo nido, se hai un figlio fino al terzo figlio, e assegni educazione sia per figli disabili, ma per ogni figlio dai 6 ai 18 anni. Io questa mi permetta di dire una cosa. Bisogna votare questa è la politica per le famiglie. Non mi interessa il centro-sinistra o centro-destra. In Italia non è mai stato fatto. Io voglio prendere la politica per le famiglie in Francia, portarla in Italia e farlo diventare di nuovo un paese che fa figli. Allora, questo è. Berlusconi dice di lei, non è laureato, l'unico lavoro che ha fatto è quello da steward allo stadio San Paolo di Napoli per vedere le partite gratis. Quale delle due affermazioni smentiscele? Guardi, mi permette di dire che a parte che abbiamo tentato tutti di vedere le partite parlare gratis. Parlare di Berlusconi nel 2017 a me sembra alquanto anacronistico. Diciamo un'altra cosa, che
oggi io faccio parte di quella parte di paese che è stata ignorata dalla politica per decenni e ha deciso di entrare nelle istituzioni per provare a cambiare le cose. Siamo quella parte di paese che non solo è stata ignorata, ma è stata danneggiata. Io ho 31 anni, la nostra generazione o se ne va all'estero o ha difficoltà ad avere un contratto per più di 3 mesi. Più di 3 mesi non ti fanno un contratto e poi te lo devono rinnovare. Siamo quei cittadini che oggi entrano nelle istituzioni e parlano di democrazia diretta per ridare potere alle persone nelle decisioni, non per sostituire un apparato di potere. Quando quel signore attacca a me, attacca una parte di popolazione che è quella che lui ha tradito e ha deluso in questi anni. Lei ha detto: mio padre lo ha votato credendo nella sua rivoluzione liberale, la vera rivoluzione liberale la faremo noi, dice lei. Lei lo avrebbe votato, il suo primo voto per chi è stato? Beh, nel 2004... Si è presentato alle elezioni politiche una forza politica che si occupava di disabilità e decisi di votare da neoelettore quella forza politica. Poi dopodiché, non ha mai votato i grossi partiti. Dopodiché sono entrato in questo percorso, mi sono astenuto un anno, nel 2008 non sono Quando andato a votare. Ha votato Forza Italia o PD? No, non li ho mai votati, per fortuna. Non Alleanza Nazionale, però non c'è niente MSI, di male, insomma, no. C'è stato chi l'ha fatto. Alleanza Guardi, Nazionale. La questione di mio padre, che io ho sempre detto, li votava. E credeva in quelli che erano gli ideali di un centrodestra che parlava di meritocrazia, di aiuti alle imprese. Io sono impegnato in un giro al nord, tra le imprese del nord, ho incontrato gli imprenditori alla Brianza l'altro ieri. Lì ho trovato tante persone che mi dicono: noi ci abbiamo creduto in passato, adesso siamo delusi. Adesso vi chiediamo come è stato non di fare di più per noi, ma di lasciarci in pace, di fare meno leggi. E io le dico questo, se noi dovessimo andare al governo di questo paese, lo decideranno gli italiani, non avremo una maggioranza parlamentare del Movimento 5 Stelle che farà più leggi. Le politiche si fanno con la fiscalità, togli i soldi da dove non servono e metterli dove servono. Noi cominceremo a eliminare le leggi. Nei prossimi mesi presenterò un piano di 400 leggi da abolire che stanno rendendo la vita delle imprese degli italiani un inferno. Proprio. Perché le persone non sanno più, quando hanno un problema la legge di riferimento è l'ente che glielo deve risolvere. Eliminiamone un po' Io e cominciamo a lasciare libere le persone di lavorare, di vivere in serenità e in felicità. Non so quanti anni avesse all'epoca e non so cosa votasse perché non me lo vuole dire. No, quando? Quindi. Quando Calderoli bruciò le leggi, si ricorda, fece un enorme falò. Sì, una grande operazione di marketing elettorale, lo votava all'epoca? No, ma perché? Io poi sono di Napoli, votavo Lega Nord, ma alle pare. Non si sa mai, sa perché? Sa perché glielo chiedo? Perché alla fine c'è un tratto che, diciamo, i tratti di suo programma, poi avremo altre occasioni per analizzarlo, però c'è un tratto, alla fine il suo programma sarebbe compatibile con i programmi anche degli altri, e dico della CGIL nel momento in cui volete rimettere l'articolo 18, di Salvini nel momento in cui volete disboscare le leggi, abbassare le tasse, di Berlusconi nel momento in cui volete sfondare il deficit. Alla fine, perché trovate tante difficoltà a cercare degli alleati? Potete allearvi con tutti. E posso dire una cosa su questo? Lei ha perfettamente ragione sul fatto che i programmi ormai si somigliano un po' tutti. Perché? Perché i problemi del paese non sono più di destra, di sinistra, di centro o fuori dagli schemi. Sono quelli e li stiamo aspettando da 20 anni. Qual è la cosa che fa la differenza? Una domanda. Ma se tu, centrodestra o centrosinistra, hai già governato questo paese e mi viene a dire che lo vuoi cambiare, ma perché non l'hai fatto quando stavi governando in passato? Senta, due temi velocissimi. Il primo, il vostro statuto impone, in eventuale di prima condanna in primo grado, di lasciare il ruolo che si... Lei ha una querela, mi pare, no? Che è una cosa più di piccola. Una, perché parlando di una televisione tutti quanti prendiamo querela. Ma se la condannano, lei deve lasciare il ruolo di primo ministro? Noi abbiamo fatto sempre una divisione quando abbiamo anche chiesto l'abolizione dell'immunità parlamentare. I reati d'opinione, cioè i reati in cui un rappresentante delle istituzioni esercita il proprio diritto di parlare, quelli non devono rappresentare una sanzione. Mentre per quanto fermo restando che ci sono i risarcimenti, quindi danni c'è condanna e condanna. Mentre nel nostro codice, e speriamo di portarlo anche nelle leggi dello Stato, un parlamentare condannato in primo grado o un eletto condannato in primo grado non ci può stare collaboratore scolastico, se ci pensa in Italia. Senta, Piero Grasso le piace? Allora, io su questo mi riservo, dopo che il centrosinistra avrà individuato tutti
leader dei vari partitini di fare una sola valutazione generale, perché ho come l'impressione che siamo al secondo di tanti altri, perché il centrosinistra è bravissimo nella scissione dell'atomo. Ma se invece questa operazione funzionasse, sarebbe della gente cui guardare diversamente. Guarda, perché parliamo della politica come un'operazione? Io le dico questo. Se il giorno, spero il 4 marzo, si voti per le elezioni politiche, se la sera del 4 marzo gli italiani ci avranno fatto diventare la prima forza politica del paese, allora noi faremo una semplice cosa. Rimetteremo al centro del Parlamento i fatti, i temi, e diremo: noi abbiamo un candidato Presidente del Consiglio, abbiamo dei candidati ministri che presenterò prima delle elezioni politiche, c'è convergenza sui temi, lo diremo a tutte le forze politiche. Bene, dateci la fiducia e fateci governare, torniamo alle oppure banche. Ve ne andate tutti a casa.